Ciao a tutti e bentornati sul canale Fratelli e Sorelle Nero Azzurre e buon sabato pomeriggio a tutti, un bel sabato, è stato un risveglio degno della nostra Inter perché ieri veramente è stata una serata stellata, quindi parliamo un attimino di quello che abbiamo visto ieri e parliamo della soddisfazione nel vedere dei ragazzi così, nel vedere un pubblico del genere, di essere ritornati a connubio totale pubblico squadra. Annichilita l'Atalanta, un avversario che prima della partita tutti noi definivamo un vero e proprio test importante per capire anche quest'anno a che punto siamo e insomma i responsi sono non positivi di più. Perché? Perché abbiamo rivisto lo squadrone che l'anno scorso ha annichilito totalmente ogni avversario in Italia e ha ammazzato il campionato. Ecco, giocando come ieri, nessuno ci può tenere a testa in Italia, a prescindere dal mercato che possano fare o meno. Perché questa squadra qua è matura al punto giusto e è sempre più forte nella testa soprattutto. Perché giocatori che se continuano così veramente diventeranno top a livello internazionale e ce n'è più di uno, ce n'è più di uno. Quindi gli aspetti fondamentali da analizzare sono proprio quelli, perché tante volte si va a fare la spesa al supermercato, ma tante volte noi abbiamo già nel frigo delle materie prime che, se trasformate, possono essere sicuramente migliori di qualsiasi acquisto che noi possiamo fare al supermercato. Chiaramente parlo di merci non deperibili nel breve, ok? E questo è un ragionamento che fila, secondo me, come paragone con i nostri. Perché? Perché il Barella di ieri sera. Barella ha la Guido Meda tutti in piedi sul divano quando si parla di lui, tutti in piedi sul divano. Io già l'avevo visto bene, ve l'avevo detto contro il Lecce perché l'avevo visto ovunque. E ieri ha suggellato con quel gol lì. Un gol del genere ti fa capire che solo i grandi campioni fanno gol del genere e fanno prestazioni del genere. Quindi Barella veramente. A questi livelli qui noi siamo abituati a vedere questo Barella non all'inizio della stagione, ma lo siamo abituati a vedere a questi livelli dopo un po'. Ricordatevi l'anno scorso qualcuno addirittura lo criticava piuttosto che quest'anno è entrato subito in palla, ma di testa soprattutto come tutti gli altri, leader vero e non è da solo. Il segreto di quest'Inter è che tutti quelli che scendono in campo sono praticamente leader, chi in un modo, chi in un altro. E parliamo di Di Marco un attimino. Di Marco, ragazzi, ieri ha fatto una prestazione totale. Per totale io intendo che non ha fatto il quinto di sinistra, ma ha coperto posizioni di campo diverse. Ha aiutato addirittura nel palleggio Çalhanoğlu. Altro aspetto fondamentale nostro è che il mister a inizio stagione ha fatto capire che quest'anno ci sarebbero state delle modifiche importanti. Io dico che queste modifiche lui le ha sempre fatte vedere durante il suo percorso di crescita perché c'era il rischio che schermando il nostro motorino, il nostro cuore, quindi il nostro Çalhanoğlu, poi l'Inter potesse risentirne. Invece, ieri abbiamo visto che anche se cerchi di schermarci Çalhanoğlu della situazione, vedi che Di Marco viene in appoggio, gli dà una mano. Se non può lui, viene Miki. E se non può Miki, viene addirittura Barella. E se non può neanche Barella, lo aiuta Bastoni. Tutti si aiutano e si aiutano, rendendo il nostro gioco veramente imprevedibile. Si divertono. Il divertimento lo trasportano poi a noi, perché ieri noi non abbiamo assistito a una partita di calcio.
Ieri abbiamo assistito a una partita che si è soliti vedere o andando a ripescare le grandi squadre del passato, o se no, per i tempi nostri, accendendo una console, perché sembravamo un videogioco. E questo è merito dei ragazzi, è merito dello staff, è merito veramente di tutti. È una squadra che veramente fa della crescita personale il miglior mercato in assoluto. Questo è il concetto che io vi voglio esprimere in questo video per farvi capire che qua non, cioè le critiche dopo queste prestazioni, tutte le critiche che tanti hanno fatto per troppo amore, per preoccupazione, perché gli altri compravano, noi no. Io spero che una volta per tutte, è impossibile però, chiaramente, però una volta per tutte voi vi rendiate conto che la crescita dei nostri giocatori vale più di 1.000 acquisti. Il Turam visto a Genova, ma anche contro il Lecce, comunque il Turam che stiamo vedendo in questo inizio stagione non è il Turam dell'anno scorso, però attenzione, perché il Turam dell'anno scorso non ha fatto una stagione normale, ha fatto una stagione al di là delle aspettative che ognuno di noi poteva riservare per lo stesso. Questo è un Turam addirittura superiore. L'anno scorso abbiamo fatto un'annata in Italia perfetta. Migliorarsi, migliorare la quasi perfezione, e vuol dire arrivare alla perfezione. E noi al momento stiamo migliorando la stagione scorsa, perché questa è una prestazione importantissima, ragazzi. Poi siamo solo alla terza giornata, quindi non vi dico schiacceremo tutto e tutti, vi dico facendo partite così in Italia possono comprare chi vogliono, ma cioè il gap è troppo, anche perché vedi i giocatori addirittura più in palla dell'anno scorso, cresciuti. Un Barella che si continua così, ma già adesso lo danno tra i primi 5, secondo me anche di meno, d'Europa. Ah, se continua così, scagliamo, eh. Scagliamo e andiamo verso il podio alto. Un Thuram del genere, un giocatore che fa la prestazione di Thuram ieri, che valutazione ha di cartellino? Non lo so, ditemelo voi. Parliamo di Di Marco anche, idem con Patate. Ma ve li posso menzionare veramente tutti, tutti. Poi parliamo di Acerbi. Acerbi, ragazzi, ieri ha dimostrato che lui fisicamente c'è, perché comunque il gioco di Inzaghi non prevede proprio una staticità nel ruolo. Io ieri l'ho visto andare a pressare il portiere avversario, Acerbi. Io non ho mai visto un gioco del genere. Io non mi sono mai divertito e ho 50 anni così tanto a vedere la mia squadra giocare. Anche squadre del passato, tanto comunque stimate, come giusto che sia, perché bisogna essere chiaramente onesti. Cioè il grande Milan di Sacchi, io qua veramente faccio paragoni importanti, chiaro, li faccio in Italia. Ma io mi diverto addirittura di più a vedere l'Inter di Inzaghi che quando ero più piccolino a vedere le grandi squadre, no? Il Milan di Sacchi, a vedere comunque il gioco olandese. Cioè qua è proprio un mix, è un Inter totale, ma io è una delle squadre, se non la squadra che ho visto giocare meglio in vita mia. Cioè tanti dicono Inter-Brasil, ma il Brasile non ha mai giocato così. Brasile ha dei marziani, ha sempre avuto, ma il gioco di squadra, l'orchestra messa su da Inzaghi e il suo staff è veramente la più bella squadra che io ho visto giocare. Ma non ve lo dico perché sono interista. Io poi la partita di ieri è una se non la partita dove cioè veramente mi sono divertito. Chiaro, sono divertito i derby che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto tantissime bellissime partite, quella di ieri è una di queste.
Ma inaspettata una prestazione del genere, perché è una prestazione così, chi è che se l'aspettava? Annichilito totalmente una squadra che sì, ha perso contro il Real Madrid, ma l'ha messo in difficoltà. Con noi non pervenuti. Poi il fatto che adesso si attacchino a comunque le defezioni e tutto quanto, possono prendere tutte le scuse, ok? Anche se ci fosse stato in campo Lookman, magari al posto di prenderne 4 ne prendevano 5. Vi dico anche questo, perché magari cercavano di attaccare un po' di più, ma non ce n'era, la palla ce l'abbiamo avuta noi tutto il tempo, ragazzi. Ce l'abbiamo avuta noi tutto il tempo e abbiamo comunque passato fasi della partita veramente da sogno, da sogno. Perché la palla la riconquistavano subito e loro non sono dei pirla, perché comunque a centrocampo, insomma, non sono la miglior squadra d'Europa, ma hanno vinto un'Europa League l'anno scorso e quest'anno prestazioni del genere contro l'Atalanta non ne riceverà, perché solo con l'Inter non riesce a giocare, solo con noi non riesce a segnare, solo con noi piglia le imbarcate più totali. Quindi. E poi la soddisfazione è, cioè, annichilire la squadra di Gasperini così per noi interisti è motivo di soddisfazione. Perché Gasperini, poi prima del match c'è sempre una prima volta, Gasperini, c'è sempre una prima volta, sarà la prossima, perché anche questa ti è andata male. Quindi bisogna considerare questi aspetti, questa crescita. Aslani ieri è entrato e ha illuminato subito con una palla che, vabbè, purtroppo Arnautovic ha sprecato. Adesso con questo entusiasmo voi vedrete che anche i giocatori che fanno più fatica ne gioveranno tantissimo, perché il gruppo è la vera forza di questa squadra e non è una frase fatta. Quindi io spero che sia la volta buona di capire, di stare il più vicino possibile a questi ragazzi che sono veramente fantastici. Parliamo di Pavard. Ma Pavard che prestazioni sta facendo? Totale. Cioè è un Inter totale. E ve li posso menzionare tutti, totale. Mkhitaryan. Va bene, oh, io poi me la sono rivista la partita, mi è piaciuto dal campo. Me la sono rivista in televisione stanotte. Altra prestazione, mamma mia cosa ha fatto Mkhitaryan, cioè, penso di non aver dimenticato nessuno, ma Darmian, ragazzi, è un altro che all'interno di questo ingranaggio perfetto, cioè di questa orchestra perfetta, rappresenta un ingranaggio che la fa funzionare al meglio. Non lo so, boh, io dalla mia faccia si vede la mia soddisfazione e siamo solo alla terza giornata. Adesso sosta, parliamo un attimino di news, perché comunque dallo stadio chiaramente non potevo saperlo, ma affaticamento a Cialanoglu e Bastoni in due parti diverse, Ciala all'anca e Bastoni invece al solio partono per le nazionali, però è molto probabile che non solo non vengano impiegati, ma vengano rispediti indietro. Poi parliamo di Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez onestamente penso che già oggi sia già partito, tra l'altro, per l'Argentina e a me sarebbe piaciuto da matti mettermi d'accordo con la federazione, parlo come se fossi uno dell'Inter, e farlo rimanere qua per riprendere la forma migliore, però sappiamo quanto ci tenga andare in nazionale e speriamo che comunque lo preservino un attimino e lo facciano continuare a lavorare così fisicamente. Ci vorrà un po' di tempo per rivedere il miglior Lautaro Martinez, è la domanda di molti. Io vi dico che già a Monza vedremo un bel Lautaro Martinez e allora immaginatevi ieri se Lautaro fosse stato il vero Lautaro. Lo so, finiva 12-0. Poi parliamo anche degli altri, perché un'altra criticità è quella che tira fuori l'interista pessimista. Perché non è giusto, Frattesi deve giocare e dovevamo comprare la quarta punta di Blasone e tutto quanto. Ma con questi, allora, ieri è scesa in campo la squadra preferita del mister.
E abbiamo visto la squadra preferita del mister che prestazioni fa. Ok, poi gli metti il giocatore a modifica e si trova veramente benissimo. Perché? Perché come fai a giocare male con dei compagni di squadra del genere? Ok, però dobbiamo avere fiducia e vedrete che quando le rotazioni entreranno in una fase comunque del campionato e ormai dopo la sosta si arriverà, dove ogni 3 giorni si gioca. E allora lì secondo me ci divertiremo tantissimo. Perché? Perché vedremo giocatori che adesso hanno scarso minutaggio e li vedremo sempre sempre più affiatati con gli altri. Quindi curiosissimo in questo discorso di vedere Zielinski come si integrerà in questa orchestra perfetta, curiosissimo di vedere il miglior Taremi fisicamente in questa orchestra perfetta, ma la ciliegina sulla torta sarebbe quella che i giocatori bistrattati, si rendano utili e facciano comunque aiutati dal gruppo grandi prestazioni. Per quanto riguarda Correa, ieri io parlavo con un amico che ha avuto a che fare in questi ultimi giorni con il nostro capitano, ok? Perché il nostro capitano appena ha preso un cagnolino e gli ha dato una mano a reperire questo cane di una razza particolare e tutto quanto. Ha avuto l'onore di andare a pranzo con lui, di conoscere tutta la famiglia, me ne ha parlato un gran bene, persone umili, meravigliose, ma ha parlato molto bene anche della moglie. Gli ho detto: mamma mia, parlare bene di quella lì mi fa no, ma oltre a essere bellissima, è una ragazza solare, alla mano, veramente persone eccezionali mi fa. E mi ha parlato di Lautaro. Mi ha parlato di Lautaro e mi ha detto quando parlava dell'Inter gli brillavano gli occhi. Ragazzi, cioè, questo è il nostro capitano. Quando tornerà anche lui fisicamente, non ce n'è, già non ce n'è adesso. Ma veramente mi viene da ridere. Poi oggi guarderemo gli altri, ma io penso che un bel segnale al campionato. Ieri noi l'abbiamo lanciato, ma gli altri lo sanno, cioè gli unici che non lo sanno sono gli interisti criticoni. Sono i criticoni a prescindere, ma lo sanno che no, non è che siamo la squadra da battere, siamo una squadra che già arrivare vicino a noi sarà difficile. Poi siamo solo alla terza giornata. Certo è che dopo una prestazione come quella di ieri, dici, se giochiamo sempre così, avanti sotto chi tocca, sono gli altri che hanno paura di noi. Complimenti mister, complimenti mister, complimenti mister e mister. Se ascoltavamo i tifosi tristoni, tu eri licenziato 2 anni fa. Incredibile. Cioè, no, non vi è servito a niente, e mi riferisco a voi criticoni, il discorso Inzaghi, eh. Non vi è servito a nulla. Voi continuate a buttare merda sulla vostra squadra. Non vi è servito niente. No, perché è un bel paragone. Perché se ascoltavamo voi, andava a casa. E c'è qualcuno che ancora si permette di andare a criticare, ma convinto, convinto, poi trascina chi lo segue. Ma che cosa dovete criticare? State vicino a sti ragazzi. E quando andate in giro in strada o al bar dagli amici, a scuola, al lavoro, io penso che un tifoso di calcio di una squadra avversaria, se è serio, chapeau, non te lo dice, ma te lo fa capire. Non c'è trippa per gatti, non ce n'è. Una volta c'era un coro, non ce n'è, non ce n'è. Quindi, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per i messaggi. Li recupero tutti, chiaro, lo sapete, io ieri non potevo rispondere ai messaggi, quindi tra oggi e domani recupero tutti i vostri messaggi. Al limite, consentitemi qualche cuoricino e poi dal video di domani ripartiamo a rispondere tutti voi e vi darò molto spazio in questa settimana. Voglio fare una live dove voi però venite su con me, ok? Senza nessuno. Gli ospiti siete voi a casa vostra. Ciao a tutti ragazzi, continuate per favore a seguire l'Aurora nell'autismo, link qua in descrizione. E poi ci sarà una novità in settimana di un'iniziativa molto molto bella, sempre dell'Aurora dell'autismo. Io vi saluto, vi ringrazio. Di Milano è il simbolo regale il biscione dell'internazionale. Vevere bene a tutti, forza Inter.
e continuate a consigliare il canale agli amici e continuiamo con le iscrizioni. Ciao a tutti, facciamolo crescere sto canale.